sulla solfatara di Pozzuoli, indagato per omicidio colposo plurimo. Di nuovo, anziano investito di prima mattina, inutili soccorsi, è morto sull'asfalto. Parte da Venezia una nave dedicata allo scambio di coppia, unica regola, non provarci con la ciurma. Matrimonio in un hotel di lusso di Venezia finisce male, gli invitati si picchiano selvaggiamente. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Venezia, l'informazione di Rete Veneta che torna puntuale per darvi gli aggiornamenti e le notizie principali. Iniziamo subito parlando della tragedia della solfatara avvenuta la settimana scorsa. C'è una svolta nell'indagine perché il proprietario della solfatara, il gestore della solfatara, è indagato, è iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo plurimo. Il proprietario si chiama Giorgio Angarano, deve rispondere della morte della famiglia Carrer di Massimiliano, della moglie Tiziana e del loro figlio piccolo Lorenzo di 11 anni, caduti all'interno di questo cratere. Le forze dell'ordine hanno svolto delle indagini approfondite, hanno passato l'incartamento alla procura che adesso ha iscritto l'amministratore unico della società Vulcana Solfatara SRL nel registro degli indagati, accusa pesante, omicidio plurimo colposo. Andiamo avanti con la cronaca, ci spostiamo a Vigonovo, dove un anziano questa mattina ha perso la vita investito da un'auto. L'ha visto all'improvviso, quindi la frenata brusca, fulminea, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Pietro Di Tadi, 80 anni, è morto per i gravi traumi riportati dopo essere stato falciato da un'auto mentre stava attraversando la strada in via Veneto a Vigonovo, nel veneziano. Il fatto questa mattina intorno alle 7 con l'automobilista, un 26enne del posto, che stava recandosi al lavoro e agli inquirenti ha dichiarato di non essersi accorto del pedone, ma di averlo visto quando oramai era troppo tardi. Al medico del 118, subito sul posto, non è rimasto altro che dichiarare la morte dell'anziano. Al vaglio dei carabinieri se la vittima stesse attraversando sulle strisce pedonali o meno, considerato che il punto d'impatto si trovava proprio nei pressi dell'attraversamento. L'automobilista, sottoposto da prassi all'alcol test, ora è indagato per omicidio stradale. Altra tragedia riguarda una coppia di Cona, entrambi in vacanza a Folgheria, è morta per aver mangiato un'erba velenosa, la colchicina, molto simile allo zafferano. L'avevano raccolta, l'avevano messa nel risotto e sono finiti male, malissimo, sono morti. Le vittime sono Giuseppe Agodi, 70 anni, e la moglie Lorenza Frigatti, di 69 anni, morti a distanza di una decina di giorni l'uno dall'altro. Sono di Cona, originari di Cona, erano in vacanza in Trentino Alto Adige. Inizialmente non si è capito cosa era successo, si pensava che il marito fosse morto per un infarto e poi l'autopsia ha rivelato la verità: uccisi da un'erba velenosa. Adesso andiamo avanti, parliamo di un tutt'altro argomento, di questa crociera che sta facendo discutere, salperà nei prossimi giorni da Venezia. Ed è una crociera dedicata allo scambio di coppia, altro che love boat. Parte il 26 settembre da Venezia la crociera del desiderio, alla faccia di chi pensa che questa tipologia di viaggio sia monotona e noiosa. Desiree Cruise, una crociera hot dedicata a tutti coloro che vogliono dare un tocco piccante al loro soggiorno. Ci saranno bollenti notti a tema, sale giochi private, spazi comuni per scambi di coppia. I passeggeri però si dovranno attenere ad un preciso regolamento e, come si legge dal sito della compagnia, tra i divieti ad esempio c'è anche quello di non tentare di abbordare i membri del personale che risultano essere off limits. Per
scoprire di che cosa si tratta, se su Generis Eyed Wide Shut o diversamente, bisognerà provarla. L'idea nasce da una società messicana specializzata in intrattenimento per adulti e, facendo leva sul binomio turismo-sesso, invita i viaggiatori più focosi tra villaggi e navi a darsi alla pazza gioia. I viaggiatori saranno accolti a bordo del transatlantico in grado di ospitare 690 persone per accompagnarli a navigare attraverso l'Adriatico, raggiungendo come prima tappa Ravenna, attraccando a Porto Corsini, Dubrovnik, Zara, Koper, per poi rientrare a Venezia il 3 ottobre. Per una vacanza di 8 giorni nella cabina Club Interior si arrivano a spendere $3,183. Per la Club Ocean View con vista sull'Adriatico invece il costo è di 4,000, mentre se proprio si vuole strafare c'è addirittura la Suite Club World per $11,000, che permette di vivere una navigazione più che lussuosa, il tutto ovviamente con condimento al peperoncino. Crociera Hot, quindi, in partenza da Venezia. La cronaca, vediamo questa foto che è stata utilizzata dalla Digos alcuni mesi fa per identificare i tifosi del Venezia protagonisti di risse e scontri con quelli del Parma in occasione della partita dell'anno scorso, quando le due formazioni militavano in Lega Pro. Bene, sabato torna il Parma in città per la partita di Serie B e la questura è al lavoro per cercare di evitare gli scontri, il ripetersi degli scontri che l'anno scorso portarono a 12 daspati tra i tifosi arancio-nero-verdi. Questura e Digos al lavoro, naturalmente grande dispiegamento di forze in città per sabato, il match è previsto alle 15 al Penso. Botte da orbi durante un matrimonio tra russi, matrimonio che insomma si è celebrato all'interno di un hotel famoso di lusso di Venezia. Tre giorni di festeggiamenti, tre invitati denunciati per rissa. È successo a Venezia durante un matrimonio russo che si è concluso lunedì mattina con l'arrivo della polizia in un hotel. La Volante Lagunare è giunta sul posto alle 7.30 quando la situazione era degenerata. La rissa infatti sarebbe scattata verso le 6, probabilmente con la complicità di una buona dose di alcol. Tutto avrebbe avuto inizio nel momento in cui sono state udite forti urla all'interno del ristorante dell'hotel lussuoso. Ma gli animi, anziché placarsi, avrebbero continuato ad accendersi e l'alterco si sarebbe spostato nei pressi dell'entrata principale acquea e sul pontile degli arrivi della struttura. A quel punto dalle parole si è passati alle mani, con calci, pugni e schiaffi. Non sarebbero bastati due addetti alla sicurezza e il barman per riuscire a dividere i tre, un 32enne bulgaro, un 26enne e un 31enne russo, tutti residenti a Mosca. Coinvolto anche il personale dell'hotel, che avrebbe cercato di riportare la calma ma senza esito. I tre sono stati denunciati per rissa, mentre i dipendenti dell'albergo hanno raggiunto il pronto soccorso riservandosi di sporgere denuncia. Adesso parliamo di politica, ci trasferiamo a Palazzo Ferrofini, passa la legge sulla fiducia, il Consiglio regionale dà il via libera, allora sentite un po' le reazioni. Ci sono moltissime regioni amministrate dal PD che hanno inserito all'interno del proprio statuto la questione di fiducia, noi ovviamente l'avevamo inserito nel nostro programma elettorale e ieri ovviamente abbiamo approvato questo importante provvedimento in prima lettura e fra due mesi inizieremo la seconda lettura. Dopo un lungo e acceso confronto, le minoranze in Consiglio regionale hanno ritirato i loro emendamenti alla proposta di introdurre la fiducia nello Statuto del Veneto e hanno deciso di non partecipare al voto, che si è chiuso quindi con 26 favorevoli e 3 astenuti. Per rendere definitivo il provvedimento occorrerà però approvarlo nuovamente in seconda lettura, dove l'opposizione promette di dar battaglia. In questa maniera si possono cambiare, non solo si può intervenire sul bilancio, sulle leggi in corso senza rispettare gli iter, ma solo per vincolare la propria maggioranza rispetto ai propri obiettivi di parte, si imbavaglia il Consiglio regionale. È inutile perché Zaia attualmente ha già il potere di sciogliere il Consiglio regionale dando le sue dimissioni, quindi non gli serve neanche politicamente, perché io dico, se è riuscito a introdurre l'aumento dell'IRPEF quando c'era da aumentare per i soldi della pedemontana senza la fiducia, cosa gli serve? Le monarchie assolute non sono mai piaciute nella regione Veneto, i dogi che hanno tentato di trasformare la Repubblica Serenissima in monarchia sono finiti molto male. Io credo che sia un atto di arroganza e superbia di un presidente del Consiglio regionale che sono 190 giorni che non vediamo. Chi oggi parla di monarchia assoluta, ribattono dalla maggioranza, quando sedeva in Parlamento ha votato molte volte la fiducia al governo. Si tratta di uno strumento tutt'altro che inutile, come fatti anche recenti hanno dimostrato.
Un provvedimento che noi riteniamo fondamentale per poter governare bene questa regione, ma soprattutto per evitare il continuo ostruzionismo da parte delle opposizioni che, ricordo, l'anno scorso col progetto di legge sulla sanità ci hanno tenuti incollati in aula per oltre 6 mesi, con ovviamente un ingente spreco di risorse e di denaro pubblico. È tutto, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. A presto.